Buongiorno. 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 Noi vogliamo parlare con Don Ferdinando. Sì, un momento, accomodatevi, adesso chiamo la signora. Dentro ci stanno i figli del notaio che abita a fianco a noi. Un notaio Frungino? Sì, signore. E che vogliono da me? Noi appena appena li conosciamo. A stenze ci salutano quando ci incontrano per le scale. Tengono quella superbia. Vogliono parlare con vostro marito, ma tengono una brutta faccia, però. Una brutta faccia, li fate entrare. Stanno niente. Adesso ci vado io. Vado a me. O finisco io. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi, prego, accomodatevi. Grazie. Grazie. Dunque, di che si tratta? Noi vogliamo parlare con Don Ferdinando Quagliuolo, perché solo lui ci può dare la spiegazione di un certo affare. Già. Mi dispiace, mio marito in questo momento è occupato in cucina. Sta mettendo il sughero sulle bottiglie di pomodoro per l'inverno. Lo vuole fare lui con le sue mani perché dice che come le appila lui non le appila nessuno. Potete parlare con me lo stesso. Donna Concia, il nostro cane è morto. Oh. E lo chiami cane? Quella era una persona di famiglia. Noi a tavola mettevamo prima il posto suo e poi il nostro. Lo abbiamo trovato fuori al terrazzo con una pancia gonfia così e con la schiuma verde che gli usciva dalla bocca e dal naso. No, quella che usciva dal naso era gialla. Gialla. Il nonno sta più morto che vivo. Quello nonno tiene un'età, può darsi che il forte dispiacere fa morire pure a lui. No, no, quello è certo. Il nonno muore appresso a Masaniello. Senti, ci dispiace assai, ma non capisco perché ce l'hai venuta a dire a noi queste cose. Donna Concia, il cane è stato ucciso da Don Ferdinando, vostro marito. È stato avvelenato. Ma per carità, ma non lo dite nemmeno per scherzo. Ferdinando vuole bene a tutti gli animali. Non sarebbe capace di fare male nemmeno a una mosca, ma che dici? No, no, quello lo disse chiaramente ad alta voce. Non sapendo che io dalla camera mia che dà proprio sul terrazzo sentivo ogni cosa. Passa là, cane di monnezza. E io sentivo, ma stai rovinando tutte le piante. Vire che ti dico, se è padrone tu non ti tieni attaccata, ti vengo un veleno e ti faccio morire. E ha mantenuto la parola. L'ho visto io, donna Conceda, dalla finestra di camera mia diverse notti. Lui è il facchino suo, seduto sopra ai tetti. Con tutta la premeditazione, che cinismo. Agliatiello poi deve fare i conti con me, sì. Lui pure ci teneva un odio, perché una volta in mezzo alle scale, un morso vicino alla gamba che se lo ricorda ancora. Ah, no, ma no, quello sopra al terrazzo, vanno per fare i numeri e per giocare. Che so io, il nuvolo, fum. Sì. Quest'anno basta. L'hanno venduto le bottiglie, non è facile. Ah, ecco, qua sta mio marito, adesso vi faccio parlare con lui, permettete. E non ne parlarmi più, che? Ferdinando, qua ci stanno questi due signori che vogliono parlare con te. E sai? Chi sono? I figli del notaio Fruncillo. Fruncillo, e che sai che dicono là? Oh non, Masaniel. Ancora? Io non... E chi sono? Buongiorno, di che si tratta? Che? Già, voi non sapete niente? La nostra presenza non vi fa sospettare niente perché voi siete innocente. Tu manca ne sai niente, tu? Di che cosa, signor? Di che cosa? Chi ha fatto? Conce? No, voglio mettere le bottiglie in tasca. Ma sta, scende. Che sta già fai io. Fai tu, Ferdinando, fai tu. Adesso me ne vado io, va bene? Va a te. Qua per mettere due bottiglie, là dentro, l'altro poco, chiamiamo l'ingegnere. Mamma! È sempre buono un po' di maniera, specialmente in presenza di persone strane. Scusate, abbiate così. Dunque, voi parlate in un modo innocente, non ne sapete niente, ma di che si tratta? Il cane della nostra famiglia è morto. È morto il cane. È morto il cane. Ridete. Ridete. È morto il cane. Ridete. No, no, no. Come no? No, no, dico, no. È morto il cane. Ma ridete. Ancora. Ride così come si ride quando muore un cane. Ah, sì, perché si ride? No, di tenerezza, insomma, così dice, è morto il cane. Mi dispiace. Sì, quel cane con i peli, guardavo da sotto ai peli. Sì. Beh, capisco che mi ha fatto dispiacere, uno si cresce un animale, capisci? Beh, ma d'altra parte non ringraziate Dio, vi siete tolto un fastidio e una puzza di casa. Ma perché il fastidio era vostro? La puzza la sentivate voi? Sì. Sì? Sì, sì. La sentivo pure io la puzza. Ah. Sì. Perché il vostro cane aveva trovato il sistema di entrare fuori un terrazzo nostro
faceva i suoi bisogni, grandi e piccoli, e poi se ne scappava. E voi per questo l'avete soppresso? Ma che soppresso? Guardate come parlate, ma come ammazzavo il cane, per carità. Ho pregato fervidamente per farlo morire, sì, abbiamo pregato giorno e notte. Questo sì, questo sì. Anzi, dal momento che abbiamo ottenuto la grazia, ricordami, domani senza meno mandiamo le candele che avevamo promesso, ma io non l'ho toccato proprio. Voi no, ma lo avete fatto avvelenare dal mandatario. Quello lì. Mandatario, quello lì, mandatario. Che associazione a delinquere. Ma non gli date retto, signor, che mandatario. Quando incontravo il cane loro mi fermava sempre. No. Lui faceva con la coda così, eppure io. Tu pure facevi con la coda così? No, dico che ero contento. Ma un giorno mi diede un morso a tradimento. Quello era birbanda, a buon animo del vostro cane. Sì, maligno, maligno. Maligno, e da allora non ci siamo salutati più. No. Vabbè. Voi dite che non ne sapete niente. Ma così, non ne sappiamo niente, lasciateci lavorare, scusa. Lasciateci lavorare. Benissimo. E che andate a fare la notte sopra i tetti? Perché ci andate? Che ci fate? Ma che facciamo, l'interrogatorio di terzo grado? Ma vogliamo sapere. Io vado sopra i tetti perché siccome il sabato gioco. No, Don Ferdinando, non si dice. Ho fatto delle nuvole. Andiamo a prendere un poco d'aria. Ma io te l'ho detto che avremmo fatto una venuta inutile. Lo sapevate e ci siete venuti. Sì. Andiamo. Sentite, voi mi siete stato sempre antipatico. Quando veniste ad abitare a fianco a noi, io in famiglia lo dissi subito: quel tipo non mi piace. Vabbè, non ci sposiamo. Proprio così. Ma mo figuratevi, dopo la morte del povero Masaniello e con tutti i giustificatissimi sospetti che sulla vostra persona addirittura mi fate schifo. Sì, direi un muschiato, una bottiglia in faccia. Provate, state in casa vostra, provate, via, Un Ferdinando! Tu capisci, un Ferdinando! Un Ferdinando! Che stia copia! Andate, va, andate. Andate che a noi le bottiglie ci servono. Andate, andate. Che vi posso dire? Dovete fare la stessa fine che avete fatto fare al mio cane. Una pancia tanta, la schiuma verde dalla bocca e la schiuma gialla dalla nasa. Sì, pieno di schiuma. Schiattato uno, ma va Andate via. Non ci mettete più che state ma scalzone che non siete altro. Ma scalzone, grandi patiti fratelli, mamma mia. Sono cose da